Cominciamo con lo scoprire la targa che darà il nome alla nostra sede Avis. Chiamerei qui al mio fianco la famiglia Zana per scoprire insieme la targa. Certo. Come sappiamo, la nostra sede viene intitolata Guglielmo, già nostro presidente onorario, in quanto fu lui con il suo direttivo di allora a voler acquistare questa struttura e con gran sacrificio, raccolta carta e stracci, i banchi di beneficenza, i mercatini, castagnate e altre iniziative, è riuscito a dare una sede all'Avis di Aglie. Oggi la intitoliamo a lui perché rimanga un ricordo per gli anni a venire. Sessantaseiesimo anniversario della fondazione dell'Avis e una giornata importante con l'intitolazione della sede. Eh sì, è un 66esimo direi molto importante, un grande traguardo, oggi una giornata intensa e particolare in quanto intitoleremo la sede al nostro presidente storico Zana Guglielmo, che è stato presidente per 25 anni, poi è divenuto presidente onorario e come molti di voi sanno è il mio papà, quindi oggi intitoleremo la sede a lui, che è stata fortemente voluta da lui e dal suo direttivo. Per acquistarla hanno fatto diverse manifestazioni, mercatini, banchi di beneficenza, raccolta carta, indumenti, l'acquisto al casello dell'autostrada, quindi insomma moltissime cose. E sono arrivati appunto all'acquisto di questa sede e quello che noi comunque abbiamo oggi. E in più, grazie a un progetto di panchina Avis dell'Avis provinciale di Torino, abbiamo acquistato due panchine. E quella che collocheremo qui ad Aglie la mettiamo proprio in ricordo di mio papà, mentre invece purtroppo anche il nostro vicepresidente lo scorso anno è venuto a mancare, Putto Valentino, e quindi la seconda panchina la metteremo il 31 luglio a Cuceglio in suo ricordo. Anche lui uno storico personaggio dell'Avis, perché si è preoccupato per molti anni della nostra sezione, dei prelievi. Lui principalmente si occupava di Cuceglio e quindi un grosso grazie lo dobbiamo anche a lui se siamo arrivati fino qua. Due giorni intensi per l'Avis, perché già ieri sera è stato ricordato tuo papà con un documentario. Sì, ieri sera è stata una giornata, una serata molto bella e toccante, con una grandissima partecipazione, dove l'abbiamo un pochino ricordato, ma direi a 360 gradi, quindi non solo la sua grande Avis e quindi questa passione per il volontariato che aveva, è stato anche tra i fondatori della Croce Rossa, ma abbiamo voluto ricordare la sua grande passione, diciamo, le auto d'epoca, il restauro delle auto d'epoca e in particolare il restauro dell'auto d'epoca che ha voluto per fare il suo ultimo viaggio, portato da suo nipote Matteo. Prossimo appuntamento per le donazioni? Allora, il prossimo appuntamento per Aglie sarà il 4 luglio qua in sede, mentre per Cuceglio sarà il 9 luglio. L'abbiamo dovuto spostare perché purtroppo per motivi di Covid carseggiano i medici e gli assistenti e quindi abbiamo dovuto rinviarlo più volte, però noi cerchiamo comunque di mantenere fede al calendario che avevamo programmato per quanto possibile. Thank you.
Avis, un'iniziativa proposta nelle varie sedi Avis dal provinciale di Torino. Noi abbiamo aderito per l'acquisto di due panchine, una la inauguriamo oggi sempre a ricordo di Guglielmo. La postazione di questa panchina non è a caso, ma l'abbiamo richiesta esplicitamente al comune in quanto in questo luogo era solito sedersi per riposare o fare due chiacchiere con gli amici, il nostro caro Guglielmo. Ringraziamo il comune per averci concesso questo posto. La seconda panchina verrà inaugurata a Cuceglio il 31 luglio e sarà dedicata ad un altro importante membro del direttivo che ci ha lasciati da poco, il signor Tutto Valentino, che con Guglielmo ha affrontato tante battaglie. Chiamerei di nuovo qua la famiglia Zana per il rito. Amare se stessi e gli altri. In ricordo di Guglielmo Zana, 26 giugno 2022. Quindi è un quattro posti.